con Pluto 42-14. Ho iniziato circa 7 anni fa a leggere fumetti. Nel corso degli anni molte serie sono state archiviate per motivi di spazio, altre interrotte per motivi di evidente monnezza e altre sono in corso di recupero. Nella nicchia di AOT c'è altra roba, ma non mi andava di spostare tutto. Chicca finale, molto bene. Vediamo anche la chicca finale. Allora, qua tutto Cavalieri dello Zodiaco, vedo anche Bleach. Questi sono Invincible. Ma sono Salda Press. Ah, hanno fatto anche questo formato qua. Io ricordo solo gli spillati. Ok. L'orgoglio di Baghdad, bellissimo. Fumetto su David Bowie. Texa, Valle del Terrore. Mua, un bijou molto bravo. Ha tanti bei fumetti di Incal, From Hell, i libri di Lovecraft. Queste sono le raccolte. Poi, vabbè, Mouse, bellissimo. Golem. Tanta roba. Qui cosa c'è? Un mix. Vedo Jojo, chiaramente, vedo Martin Mister, vedo un po' di roba Bonelli qua sopra, Dylan Dog, vari, c'è anche Samuel Stern, qua tutto Jojo, un po' di Kingdom, Alita, Attica, Asadora, ma li hai messi in ordine alfabetico perché Record of Ragnarok, Noin, Slam Dunk, c'è cioè One Piece. Qua tutto l'attacco dei giganti, però sono ristampe. Ah, dietro c'è Seven Deadly Sins. C'è Seven Deadly Sins. Sono ristampe questi, si vede. Sono tutti della stessa forma. E non è così con la prima edizione. Poi un po' di Junji Ito, molto Tezuka, grande, questo è un ragazzo che studia, Naruto, tutte grandi edizioni, che sono comunque quelle da edicola queste qua. GTO, il grande libro di Wonder Woman, Akira, bello, bello, mi piace. Questo è Dylan Dog, poi collezione di roba della DC Comics, però sono le nuove edizioni. Tesoro delle Infinite, Watchmen, Ronin, Flash Rinascita, Kingdom Come, bellissimo, Star Superman, fantastico anche. Batman anno 1, il ritorno del Cavaliere Oscuro, tanta roba. Miracleman. Sai che forse farei prima a recuperare anche io Miracleman in questo formato perché io ho gli spillatini e vabbè, sono andati a buttare. Qualcosa di Star Wars. Cosa c'è qua? Mighty Morphin Power Rangers, bellissimo questo. Ragazzi, i fumetti dei Power Rangers sono bellissimi. Non so se erano stampati effettivamente tutti in italiano. Poi vabbè, c'è un po' di Preacher, Sandman, bellissimo naturalmente. Y, l'ultimo uomo, anche questo è un altro fumetto bellissimo. Monster, Rocky Joe, un po' di Topolino, un po' di Lamù. Dietro c'è The Walking Dead. Ah, Dragon Ball, il film in VHS, ce l'ho anche io questo. Molto bene, Pluto. Cane di Topolino, divertente. Colleziono manga da 9 anni, mi dispiace, ma ho l'11 di Bouzouki. Va bene, vediamo un po'. Capiamo. E che cos'è questo? Un forno. Questo è un forno. C'è i fumetti nel forno, guarda che si bruciano. Ma qua c'è tanta, 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 tanta roba. Questo è pieno pieno, un uovo. Allora, qua c'è Wotakoi, Posok. Ah, 12! Ce l'ha davvero. Noin, Pluto, 20th Century Boys, Black Clover. Ok. Scendiamo qua di nuovo GTO, Vinland Saga, Record of Ragnarok, Slam Dunk, Captain Tsubasa, qua sotto, bello, bello, bello. Poi Naruto, Rocky Joe, qua c'è Gintama, Tokyo Ghoul. Va bene. Un po' di riviste giapponesi, Akira, Lone Wolf and Cub, Devilman Omnibus, molto bravo. La musica di Marie, Quartieri Lontani, un po' di roba di Junji Ito, Rocky Joe. Bene, bene, bene. Qui invece nel forno, Attacco dei Giganti, Devilman Cofanetto, Dottor Stone, My Hero Academia, One Punch Man, Bleach Gantz, anche Vigilante, Schien il Guerriero. Ok. Qua invece, Madonna, il cane guarda le stelle ogni volta che pensa a questo è una botta, ragazzi, è una botta.
MV, i tre Adolf, fantastico Helsing Monster, un po' di roba di Niwasan. Gundam Origini, bravo! Chainsaw Man, bravissimo! The Grey Man, pazzesco! Hunter x Hunter, non ne parliamo proprio! Jujutsu Kaisen, Never Learn, Killer Inside, Mao Jagan, Ken, Blue Exorcist, molto bravo, Dororo, Tokyo Revengers, due cofanetti, lucrabile, sotto vedo Bakuman, Death Note, li vedremo dopo, credo, infatti, poi c'è Dragon Ball, vedo Platinum End, Blue Flag, vabbè, Asadora, Buonanotte Pum Pum, Spy Family, questo è molto bello, Quintessential Quintuplets, Anako mi piace molto, La Via del Grembiule, Comic Con Community che ti piace ancora più, meglio assai, Hell's Paradise, prima o poi mi deciderò a comprarlo anch'io, insomma Spider Support, anche questo super bello, Blue Period, Bakemonogatari, fantastico, poi sotto che cosa c'è? World's End Harem, questo è buono per le seghine, vabbè, ma in generale questa è tutta roba seghina, Re Zero, Tales of Wedding, poi Kaguya-sama, ok. Dai, 9 anni spesi bene, Wippo. Ho iniziato a collezionare veramente da pochissimo. Prima leggevo solo scan, davvero bastardo, ringrazio il Boom Caverna che mi ha aiutato a far salire la voglia del collezionismo e della lettura. Va bene, Alvinxd31, vediamo un pochettino di Gusai qua dentro. Ah, questo ti è uscito dall'uovo di Pasqua, è stato pure questo Pluto, lo so perché ce li ho uguali. Allora, panoramica. Ma forse dalla panoramica, no, comunque non si può capire. C'è un po' di Grandò, che vedo, sopra immagino roba Disney, mi sembra tematico. Libri, in generale, vedo un po' di Lovecraft, sempre bello, un po' di manga, un po' di fumetti vari, ok. Infatti roba Disney, qua dietro. Double Duck, tanta roba, Paper Nick, qualche parodia, ok. Altri giganti, Batman Death Metal, vedo l'uomo ragno, vedo un po' di Dylan Dog sparsi, Dylan Dog speciali. Vediamo qua in mezzo cosa c'è. I conigli rosa uccidono, wow, troppo bello. Uno dei miei preferiti in assoluto. Doctor Terror, uno di quelli con cui ho cominciato a leggere. Grazie, On Balba Heist, grazie mille dell'abbonamento. Il ferraio magico, anche questo è molto bello. Il numero 200, vabbè, i vampiri, Finché morte non vi separi, Golconda, questi sono tutti bellissimi. Asimov, molto bello, questa grafica figa. Poi qua dietro che c'è sta? Vabbè, un po' di manga parsi, Search and Destroy, bello, l'ho letto, Tomie, ok. Zero Calcare, Ritorno del Cavaliere Oscuro, Batman anno 1, Andrea Pazienza, bello, Pettini e Pompeo, fantastico. Ah, i libroni di Monster Allergy, Scott Pilgrim. Io ho avuto la fortuna di incontrare Brian Lee O'Malley e ho un disegno di Scott Pilgrim. Bellissimo. Slam Dunk, tanta roba. Sono contento, Alvin, che hai recuperato delle belle cose. Oni-chan! Oni-chan! Invece... no, l'ho detto. Libreria di un sedicenne. Di un sedicente. Che da un anno legge manga, interessato più ai rom-com, e pazzo per Tizen Master Takagi-san, volume un giapponese illustration book, e manga slash webtoon che leggo in scan perché è inedito in Italia, almeno alcuni li leggo su Manga Plus, vabbè. Insomma, qua nessuno ti taglierà le mani. Non siamo mica pelati. Allora, qua già ha vinto spulatissimo e questo merita, insomma, il mio Rosic per avere questo Shigishi firmato da Hiromashima, autore di pregevole caratura, importantissimo. Un po' di Attacco dei Giganti, Assassination Classroom, bello. Ah, Komi-san, qua, troppo bella. Citrus, fico. Ah, qua c'ha 02. Chainsaw Man, bravissimo, bravissimo. Eccolo qua. Tizen Master Takagi-san. Ecco, mi ha detto che ce l'aveva. Bazzuto. I Married a Girl to Shut Up My Parents Up, questo pure è bello.
vedo anche anime qua dietro, voglio mangiare il tuo pancreas, questo sarà Your Name se non sbaglio, credo, mi sembra, Sword Art Online. Qui invece cosa c'è? Astra, Mayra Academy, un po' di sequette. Vedo anche Death Shield. Mi sono impressionato. Questo che cos'è? Ah, gli anime che legge. Citrus Plus. Ah, ok, c'è una lista degli anime. Dei manga, scusate. Solo Leveling, ok. Romanzo, Mystic Beauty. Questo mi sembra riconoscerlo, non so perché. Stepmother's Friend, anche questo mi sembra riconoscerlo, non so perché. Saltiamo. Se ci vogliamo di Illustrations, questo come ho detto prima, ok. Ecco il cofanetto anche di Your Name. Eden Zero, Fairy Tail. Eccolo qua, oi. Detto Scirto. Ma con tutta la giappominchiaggine che si tira dietro Death Shield, ma perché non fanno una bella pubblicità finta giapponese? Detto Shirdo! Molto valido Onichan. Questo già mi piace come comincia. Oki 55 scrive: alcune cose ereditate, altre regalate, ma la maggior parte ciò che ho accumulato negli ultimi 5 anni in cui mi sono avvicinato definitivamente al fumetto. Prima lo guardava solo da lontano. Anche lui ha un One Piece Gold, ma non credo che lui lo affogherà in piscina come farò io lunedì. Quindi One Piece, Jojo. Qua c'è Slam Dunk, dietro vedo Rocky Joe, Akira, Berserkone gigante, Rohan al Louvre, tanta roba. Tutti gli speciali qua di Araki, bello, bello, bello. Questo voglio aprire, spulciare. Anche qui Asterix e Obelix alla conquista del mondo. Fumetti di Sio, Scott Pilgrim. Ah, il secondo di fila che vedo che ha Scott Pilgrim in collezione, anche Seconds, tra l'altro. Tekken King Crit, tanta roba. Topolino Corriere dello Zar, prima dell'Incal, l'Incal dopo un lungo silenzio, questo di Dylan Dog, fantastico, collection di Daredevil. Poi che cosa c'ha qua? Watchmen in un'edizione economica. Ok. Il Adams guida galattica per autostoppisti. E Niente Panico di Neil Gaiman, questo è Flipbook, questa edizione. Eroi e personaggi parlano. Che cos'è questa? Sono curioso. Che cos'è? Si trova? Intanto avevo ritrovato trippi di personaggi storici a fumetti. Hanno accompagnato la mia infanzia e ora li ho acquistati per mio figlio. Ah, ok, va bene. Però mi sembra interessante. Marvel Chronicles. Zero Calcare, tanta roba. Quaderni giapponesi di Igor. Questo è importantissimo da avere. Assolutamente. Infetto di Danilo Manzi. Questo è bellissimo. Del Mouse, New York. Cioè non si scherza nemmeno, cioè Andrea Pazienza qua, tantissima roba. Chainsaw Man, bravo, Attacco dei Giganti, un po' di Lupin, un po' di Sky Violation, un po' di Promise Neverland, un po' di Fullmetal Alchemist, poi Shaman King, Fujiko, Usopp, Ormaito. Questo ce l'ha tutto, quasi. Poi qua, vabbè, vedo Secret Wars, vedo questo, non ho idea di cosa possa essere. Vedo Guerre Segrete, per Walking Dead. Questo, vabbè, Rolls Royce e altre storie. Questi forse sono la rivista di Sio, se non sbaglio. Ok, bello. Nulla da dire. Oki, bello. Comprare tre copie base di una nuova uscita di manga. Comprare tre copie variant di una nuova uscita di manga. Caverna. Quanto è vero, la paura fa domanda, è fear no man, ma te zitti, excuse me, questo orrendo. Però c'era anche un altro man, tutta la corrente in casa, you receive caffè. Ah, questo è quando mi saltava la corrente per via del caffè, mannaggia tutto, la macchinetta è rotta. Adesso non succede più, prima mi sono fatto il caffè. Un po' di flex che c'ha, questo bel posterino. Ah no, sono dei quadri di
Rufy. Allora, visto che la collezione è un po' piccola, dice disco storto. Disco Sturt. Se facevi così era proprio il top. Disco Sturt. Visto che la collezione è un po' piccola, ho pensato di renderla più interessante approfondendo la lore dietro alcuni oggetti e o volumi. Spero di leggere quante più opere possibile, visto che alcune di queste stanno diventando praticamente la mia linfa vitale. Di queste io sono super contento, perciò me le apro tutte. Anche per leggere tutto per bene, perché insomma raccontano la tua storia. È quello che fa veramente una libreria, racconta la nostra storia. È bella sta cosa. Vabbè, qua c'è Joyce, poi l'attacco dei giganti, Anthology, Zero Calcare. Questo è un fumetto francese, si chiama Pilofea, Pilofas. L'ho preso per allenarmi perché i disegni sono molto belli. Se non conoscevi già meglio, questa cosa è inutile. Questa nota è inutile. No, non è vero. Un altro che ha Scott Pilgrim, però di seguito. Migliore dei mali, bello anche questo. Pensavo di prendere spunto da un utente che aveva copiato una tavola del manga e l'aveva esposta accanto ai volumi. Se lo farò, pubblicherò. O forse no, visto che non frega nulla a nessuno, giustamente. PS, la chiave è un regalo. C'è la chiave che sta qua. Non so se la vedete, ma è la chiave della cantina. Sto per utilizzare un calcare. CD di Evangelion, palesemente pezzotto. Questa è opera mia, infatti è brutto, però per qualche strano motivo ne vado abbastanza fiera. Mi è costato molto lavoro, se non si capisse un DVD. Ah, ok, pensavo fosse la colonna sonora. Ma in realtà non lo trovo brutto, cioè si vede che è pezzotto, ma non lo trovo brutto, cioè per me è bello. È una di quelle cose fatte a mano, bello. Cioè guarda come sei impegnata per fare la sfumatura tra il rosso, il giallo sotto. Oh, è bello. Poi c'è secco. Qua c'è una riproduzione. Attacco dei giganti. Questo l'hai fatto tipo due volte, che vedo disegnato anche qua. Era una prova. Poi l'hai fatto più bellino. È bello. Qui ci sono robe sparse. Gli almanacchi sono di mio padre, così come i topolino. C'è un soldino nascosto. Le palle sono brutte, ma non le posso togliere. Ah, queste sono le palline, va bene. Oh, questa è Blanca. Censura. Perché? Il puffo bellino. Ok. Comics presi a casa di mio padre, a lui rubati. Sono quasi tutti l'uomo ragno perché è il mio preferito. Ah, c'è pure Taniguchi. Infatti eccolo qua, vedo l'uomo che cammina. Uno dei fumetti più belli di Taniguchi, secondo me. Top. Torment, ma no, bellissima questa serie di Todd McFarlane. L'ultima caccia di Kraven. Fantastico. Ma andiamo alla grande qua, Fantastico. Questo è stato il mio primo manga. Mario Academy insieme all'Attacco dei Giganti sono stati un faro di luce durante la pandemia. Quest'ultimo in particolare. Sono contento per te. Mario Academy penso sia stato un buon punto di inizio perché mi ha ricordato molte situazioni scolastiche che causa Covid non posso più vivere. Quindi mi ha aiutato un po' nel cambio culturale. E poi non ho più smesso e spero di non smettere mai. Sono felicissimo che magari queste storie ti hanno dato qualcosa. Ah, un disegno di End of Evangelion. Quando non hai i soldi ma avevo comunque il poster. Non mi era mai capitato di essere toccato così nel profondo da un'opera, una delle più belle al mondo. A proposito, quando esce il 3.0 più 1.0, se dovesse andare al cinema, spero lo andrà a vedere. Penso che lo andrà a vedere anche 4 volte di fila. Notizia di ieri. Insomma, si vocifera che tutta la roba di Evangelion, i nuovi film, quelli dello studio Cara, i rebuild, insomma, passeranno su Amazon Prime. 3.0 più 1.0 si stava lavorando già al doppiaggio. E si pensa, insomma, che uscirà per l'estate il film. E poi Evangelion numero 3, Slam Dunk numero 4. Queste sono vecchie edizioni. Recentissimi acquisti sotto consiglio tuo e di Dario. Così aiuterò anche il vecchietto che li vende. Ah, bellino. Bello, bello, disco storto. Grazie di aver condiviso la tua collezione con noi. Scusatemi per il disordine, comunque come vedete ho dovuto censurare dei panel Hyosuke. Perché? Capiamo perché questa cosa. Qua c'è, vabbè, Jojonim, Junji Ito, Asano, Tezuka, Silent Voice, Tokyo Ghoul, Tokyo Goal, Chainsaw Man, bello, bello. Vedo anche Assassination Classroom, Blue Exorcist, tanta roba.
Homunculus, bene, bene, bene. Kamega Kill, non lo so se è bene. Buonanotte Pum Pum, Jagan. Cos'è questo coso? Se lo dissi, ti isi yake. What the... Che profumo è questo? Sono curioso. Posso essere curioso? Vedo un profumo che mi piace, che mi piace almeno l'estetica. Posso essere curioso? Dovrei sentirlo. Vabbè, poi magari mi spiegherai com'è. Demon Slayer, One Piece Silver. Vabbè, io tanto mi bullo, ma lunedì finirà malamente. Bello, bella, una bella collezione. Pack caverne di Platone di Twitch, ormai io mi sono di caverne di Postone e caverne di Wind sempre. Ormai tutto mi è rubato, tutto mi è rubato. Thorfinn Karlsfeni scrive: colleziono manga da 2 o 3 anni. Grazie Caverna Sensei per i consigli manga e fumetti. Però, cioè, 2 o 3 anni, ma c'ha un sacco di bella roba. Vabbè, Aldo Brando, pazienza, c'è Toppi qua dietro, la fortezza. La fortezza, ragazzi, è un fumetto pazzesco. Tanxerox, Orfani, Saga, Blankets, Abibi Planetes, Tulu, The Goat Anabe, Devilman, Lone Wolf and Cub, Unlucky Yogman, poi c'è Crying Freeman, La Fenice, Alita, oh, tutti i pezzoni. Questo che è? Murcielago! Pucchino. Tokyo Revengers, Ad Astra, Rocky Joe, Captain Harlock, Black Lagoon, Akame ga Kill, Le mie palle. Molto bravo, questo finalmente un babà. Sunken Rock, si vola, si vola, si vola. Però perché ce li hai tutti? Chiude Ioni, fantastico. To Your Eternity, sottovalutatissimo, invece è un cazzo di fumetto bellissimo. Però perché sono tutti al contrario? Innocent pure è super bello, eh. Però perché sono al contrario? Impazzisco. Merry Grave, fantastico, c'è il cofanetto. Sei un matto, sei un fratello, brava. Poi che c'ha qua dietro? Bestiarius, poi Dr. Stone, The Boys, tanta roba. Se accende Stroll, bello, bello. Cioè, a parte sta cosa di numeri storti, Thorfinn, però ok. Maestro è fiero di me, scrive Alec the God, con Pluto, Asadora e un numero random di Bosuk, ma è solo perché deve flexare che ha comprato 3 copie di Asadora 1, 2 copie di Asadora 2, 2 copie di Asadora 3, per lucrare, brutta piccola merda. Bravo, hai fatto bene. Dark Cloud invece mi scrive: questa è la mia libreria, collezione da circa un anno e devo ancora prendere un sacco di roba. Avevo già fatto il posto e poi ho dovuto ricaricarlo per un problema. Vabbè, non avrei mai potuto saperlo. Comunque, c'era bisogno di aggiungere. Non ti preoccupare, stai sereno. Vedo che ti piacciono i model kit comunque. Gunpla a tutta forza. Io sono Shingo, Made in Abyss, Overlord, Jagan, Jotonium, Akira, vedo. Qua dietro se c'è Pandora Arts, Mayra Academy, Assassination Classroom, One Punch Man, questo Incubi, Occhi Aperti, non lo so. Un altro che c'ha il cofanetto di Merry Grave, proprio dritto così. Un po' di numeri 1 misti. Mortale, Black Clover, One Piece, Full War, Samurai 8, Grembiule, Man All, bello. Overlord, Trick Island,
Starving Anonymous, Mob Psycho, I Am My Hero, Evangelion. Poi un po' di roba di Junji Ito. Bello, 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 bello. Figo. È circa un anno. Ma ci sta, è già tantissima roba. Contesto. Sto meme. Spera d'auguro. Grazie. Uno che fa memini è già memini folli, però. Ma come non mi riconosci? Ma come non mi riconosci? Che lo prendo un padrone, sono molto stanco. Leonardo è di là. Questa volta ti perdono, ma la prossima volta, eh? E poi Mr. Bean sotto. Ah, fa ridere tanto. Tantissimo. La faccia di Skin. Il maestro Araki sempre a guadagnare. E io e Garfield ci picchiamo. A guardare il guardone. Allora, Mats Nation. Ho iniziato a novembre 2020. Manca il cofanetto di Devilman, dato in prestito. Ma per il resto, questo è tutto ciò che ho letto finora. Un saluto a tutti i temerari. Grazie mille. Un saluto caloroso anche a te. E adesso mi apro queste due belle librerie. Allora, Devil Menone, poi di Far Cry, Negaliod, questo me lo devo leggere. I giochi, i giochini. Slam Dunk, Dr. Stone, Pokémon, Amon, Noin, Homunculus, domani pranzo sei tu, questo è veramente bellino. Devil Man G, questo è bello. King of Eden, poi sette figli, Dragusso. È una bella antologia, bravo! Non me l'aspettavo, bravo! No, frate, hai King of Thorn, da dove ti è uscito? Ma lui c'ha un gusto particolare, perché comunque vedo che ci stanno solo più o meno questo tipo di fumetti. Drifting Dragons, bellissimo. Tutta questa roba della GP, Chainsaw Man, Doro e Doro, Ryu, ragazzi, le caverne, Dissolving Classroom. Dragon, Bam, questo bel Green Blood, Bestiarius. Grande, un fratello, questo sta proprio. Sta proprio da un'altra parte. Poi Bosuk. Ah! Non c'è l'11, non ci sta. Cofanetti, aprili però, leggili, porca puttana. Qua che cos'ha? Ah, un po' di Shintaro Kaku, un po' di Sueiro Maruo. Infatti vedo il Brugo, la strana storia dell'isola, Panorama, Corpi Strani, Fraction, Bug Boy, il bambino di Dio, questi sono invece Time Showcase, Lost World di Tezuka, Tezuka la Fenice, Hideshino, ancora il mio Asano, Kago, Junji Ito, e Naggia, questo invece è Satoshi Kon, Steppe la Sirena, molto bello, Phantom Stalker Woman. Potevano fare pure un po' più grande, almeno se capisci che cazzo è. Ci hanno pensato dopo, ma proprio fallimentare questa collezione, proprio brutta. Veramente brutta. Ok, Mats Nation, questa è, cioè, denota una tua certa propensione ad alcune letture tipo da B-movie, però robe interessanti, sporche, cattive. Bello, mi piace. C'ha una personalità, è molto unica rispetto a tante altre librerie. Midas Box, che cosa? Niente, questo. Acquisti manga dopo due mesi non usciva di casa, si vanno subito a raggiungere la collezione. Ah, ok. Il club delle divorziate, l'attacco dei giganti, di una commedia, Kushami, Chainsaw Man, bellissimo. Ale Acerbi. No, questa è la mia collezione manga. In settimana mi arriveranno sicuramente i volumi 21-29 di AOT e la Perfect di Shaman King. Ok. Sì, è pieno di roba. È pieno di boba. Allora, Maghi. Questo è Sinbad, infatti. I fumetti di Zelda, che belli. Ne ho qualcuno anch'io di questi? Ho proprio questi in realtà. Acqua dei giganti qua sotto. Anche i romanzi. Tokyo Ghoul Soul Eater.
un Android di Jotaro. Dragon Ball, poi qua che c'è? Devilman, Shimao Dante, Divina Commedia, Springald Ghost Lady, bello questo, questi sono belli. Konosuba, questo non lo conosco. Ah no, questo è Index. Pubblicato da chi? Chi è questo editore? Un editore inglese. Poi di Grey Man, che cazzo è qua? Ma che sono sti reversi, i libri? Ma io non li ho mai comprati. Io ho tutto il manga, ma non ho mai comprato i libri. Ah, e questo è Biribiri. Eh sì, infatti ho capito, questo è Index. Però non sapevo che... Ma è stato pubblicato in italiano, mi sbaglio. Vabbè, che cosa c'è qua? Lost Canvas, Sensei, di un altro editore che non è quello italiano. One Punch Man, Kamega Kill, Stray Dogs dietro vedo Pokémon e My Hero Academia. Poi questo sono i tre in uno di Bleach, emblema di Roto, vecchia edizione, questa ce l'ho anche io. Black Butler, molto sottovalutato, invece veramente un bel manga. Tutto Jojo, Pokémonini, Akira, qua un altro po' di Cavalieri dello Zodiaco, li vedevo nascostini, Chainsaw Man, bravo, Tokyo Revengers, Boruto, Dr. Stone, ok. Tutor Hitman Reborn, Blue Exorcist, bellissimo anche questo, un po' di Junji Ito, sempre vedo comunque queste edizioni di Lovecraft, poi un po' di Landog, poi di Sherlock Holmes, Storia Infinita. Qua invece Il Regno Corrotto, questo non lo conosco. Codice da Vinci, per dire nascosto. Stephen King, Le Notti di Salem, Joyland, Scheletri. Appassionato di racconti spaventosi? Non si direbbe. Grazie Ale Acerbi. Bella collezione. Gino Erpaninaro. Allora, ho iniziato a leggere da 2 anni. Ho ancora molto da recuperare, ma spero di farlo al più presto. Grazie per i consigli che mi hai dato con i tuoi video. Grazie a te, Gino Erpaninaro. E vediamo un po' cosa hai in collezione. Batman. Poi ci sta vecchio Logan. X-Men Classic. Civil War. Spider-Man. Indicato, sono morendo. Deadpool contro Thanos, The Killing Joke, bello. Marvel integrale Spider-Man, questo è carino. Ok, un po' di tutti, un po' di Topolino vecchi, Mouse, stupendo. Zero calcare. Jojo, tantissimo, Uso, okay, Evangelion. Ah, bello, Dragon Ball a colori. Questo... Ryan Freeman vecchio della Granada Press, un pazzo, incredibile. Questo che cos'è? The Legend of Zelda? Beh, ho visto che gli piace Zelda, c'era un Link. Qua dietro c'è un Homer con il pesce con 3 occhi. Manga di Sherlock, manga di Zelda, Slam Dunk, i manga di Gotanab, della serie di Lovecraft. Bravo Gino Erpaninaro. A me piace Mark Story, eccolo qua, che aspettava di apparire ormai da 7 anni, probabilmente. Colleziono manga da 10 anni e questa è solo la roba che ho preso nell'ultimo annetto. So che c'è Torigo e che a te non piace, ma io lo adoro. Spero di riacquistarne un po' di rispetto con tutto il resto. Vabbè, figurati. Vediamo, qua c'è Marco, Dragon Ball, Crocodile, Sanji, Torigo, Buzuk, Death Note, One Punch Man, Olympia Kiklos, bellissimo, Chainsaw Man, chiaramente, Jujutsu Kaisen, Helsing, Asadora, Black Clover, Depiruman, bravo. Aris, l'ho ascoltato prima l'audio in latino, tu non c'è. Villain Saga, l'attacco dei giganti, X,
quanta roba di Junji Ito, fratello caro. Divina Commedia, Planetes, tanta roba, bello questo. Stand Up, Shaman King, bravo, Tokyo Revengers, bravo, La vita di Grembiule, altro po' di Jojo, ok. Cioè questo è, però è solo roba recente, dove sta Mark Story, dove sta tutto il resto? 21 giorni fa questo è stato postato. Vediamo, ancora 21 giorni fa, il Puma. Ho iniziato da meno di un anno, ma grazie ai tuoi consigli ho già letto un bel po' di manga. Vediamo. Akira, poi Nausicaa, Slam Dunk, Monster, Elsie. Bellissima questa edizione. Stiamo aspettando tutti che esca il fottutissimo numero 3. Per chiudere, Rocky Joe, Solanin, la musica di Marie, Devilman, chiaro. C'era anche l'Absolute di V per Vendetta, qua c'è Watchmen, un po' di Trigun, grande, Beastars, attacco dei giganti, Noin, Chainsaw Man, Asadora, Dragon Ball, top, top. Grande il fumo, grande. Lore Foss 130, piccola collezione più figure, giuro che il poster di Kenny Stalking l'ho appeso solo per il meme, sì, sì, sì. Ci stiamo credendo. Allora, qua ci sta Bosok, Gigant, Ghost in Shell, lo squalificato, il campo dell'arcobaleno, molto bello, vedo tracce di sangue là dietro, Quintessential Quintuplets, X-Heros, Comic and Communicate, tanta roba, tanta roba, Vincenzo Mansion, anche individuo che là è Prophecy, è un po' raro trovare Tetsuya Tsutsui. Effettivamente, mi accorgo che è un po' raro. Reiraku? Ma non l'ho preso Reiraku. Non l'ho preso. The Short Stories di Asano, Kaguya-sama, Io degli Spettri. Là dietro intravedo Dylan Dog, questo è il cofanetto di Bosok. Bakemonogatari. Posterino, aspetta, questa è un'immagine grande. Posterino Shaman King, statuette varie. Ok. Piccola ma bella valida, direi. Lore, grazie. Allora, Giuseppe Elefante. Non è molto, ma è un lavoro onesto. È da tanto che non sentivo questo. GTO, la storia di Tre Adolf, la vecchia edizione, top, c'ho anch'io quella. Vedo qua sotto Twentieth Century Boys, Chainsaw Man, Real, fantastico, Rocky Joe, vabbè, un classicone ormai, Slam Dunk, vedo l'anime comics di GT, Asadora, Pun Pun, Berserk, Akira, Back, wow. Ok, hai ragione, non è molto, ma è una bella collezione. Ho iniziato l'anno scorso con il primo volume di One Piece Gazzetta. Ora sto recuperando un po' di roba, tra cui anche Berserk Slam Dunk coordinato. Sto pensando a cosa aggiungere di bello. Se vuoi, consigliami. Mysterious Swan 6306. Vediamo un po'. Qua c'è sta One Piece, Jojon, Dr. Stone, Naruto, Tokyo Ghoul, Record of Ragnarok, Kaisei, Man, Death Note, il gigante, Promise Neverland, qua dietro una statuetta di Luffy. Bello, ma potresti prendere adesso, vabbè, anche un Dr. Stone, per esempio, per rimanere in tema shonen. Capra Scunza, che posta, libreria per il maestro, vediamo. Ma qua già si vede bella roba subito, dritto per dritto. Allora, qua c'è Hit Guns, Evangelion for Dummy Plugs, molto bello questo. L'ultimo samurai di Yukio Mishima, libro di Hayao Miyazaki, là dietro, Rainbow Shamo, lo squalificato, Abara, Ikari Club, wow, tanta roba. Hotel di Boichi, Colgo 13. Questo cos'è? Stardust Memories. Una vita tra i margini, questo su Giovanna d'Arco, Quartieri lontani, Uccellino azzurro, bellissimo, il manga, i manga di Koutanabe, di Lovecraft, Devilman, Bosok, ci sta l'11, qua ci sta l'11, Claymore, tanta roba,
Lo vorrei recuperare tutto in bot. Jiraishin, anche questo è bellissimo. Narutaru, ce l'ho. Short Program, anche questo, tanta roba. Confessions. Allora, la deriva, bene. La mia vita in barca, regia in rosso. Chi sei giù? Un numero uno di Illibat. Deadman. Queen Saga. Bello, fra. Oh, questa è tutta roba bella. Cesare, fantastico. Devo prendere il 9 e il 10. Perché tipo mi sa che sono fermo anch'io. Sono fermo all'8. Alita, poi un sacco di porno qua sopra. Fantastico, finalmente vedo un po' di hentai. Bravo, veramente bravo. Vedo Asano, Fantasy Century Boys, Monster, Taro Kago, Chainsaw Man, Hunter Hunter, Tracce di Sangue. Questa è la Gold di Fullmetal Alchemist, Storia di Trato, Fakira, Video per Live, Real Eden, bellissimo, Battle Royale, ultimo capitolo dell'Attacco dei Giganti, Ichire Killer, Ikari Man, anche lui con Ikari Man, mannaggia tutto, Homunculus, Attacco dei Giganti, Climber, ah no, Climber, questo pure è bello. La quinta camera, fantastico. Terra dei figli, poi vedo il campo dell'arcobaleno, bello. Bello, Capra Scunza, una molto valida libreria. E ora guardo anche questa e poi mi fermo qua, diciamo che questa più me la posso ricordare, quadrata. Iniziato ottobre 2020, adesso devono arrivare i volumi 5, 6, 7 della light novel di Saga Ottania Dirvel, è una mensola perché ormai questa è piena. Tanta roba super moderna. Ok, una collezione piccola ma valida. Promise Neverland, Adrian Fartate, come acchiappare un asteroide. Ok, Comic and Communicate, Your Name, no. Evangelion, Quintessential Quintuplets. Questo di Saga Tan di Evil. Ma questo è lo stesso. Ah, si chiama Yen On o On Yen. Vabbè. Sword Art Online. Questo è falso. Va bene. E. Ah, bellina questa combi. Bella, bella, bella. Bella collezione anche piccolina. Zurletto. E io mi fermo qua. Letter Repulsive. Mi fermo qua. Ragazzi, sono esattamente 10 ore di live. Sono le 2. Ok.